Salve gente, sono la Russo di qui qua su Mountain Blade 1257 anno domini. Dopo l'ultima puntata che abbiamo fatto tutte queste battagliette con la Torre da Damasco, ho deciso di, innanzitutto, di riposizionarmi un po' meglio, fare un po' di tattiche mentali. Innanzitutto, io ho bisogno di soldi, ho bisogno di tanti soldi perché il mio party costa 500 5.430 denari per settimana. Sono tantissimi. Noi ne abbiamo 5.657 e noi dobbiamo farci subito dei soldi, perché se no la prossima settimana non ci arriviamo. Oh, le alternative sono due. O andiamo in battaglia contro qualcuno e prendiamo il suo generale e poi dopo lo possiamo rivendere. O non lo so. Oppure andiamo a saccheggiare qualche cittadina. Oppure facciamo qualche lavoretto per tipo queste città piccole, paesini, villaggi. Però non ci conviene tanto, magari quello perché guadagniamo veramente poco. Conquistare un castello non abbiamo abbastanza soldi e non abbiamo oltretutto entrate continue. Abbiamo non tante entrate. Abbiamo solo nessuna entrata, prendiamo solo se saccheggiamo oppure se vendiamo. Quindi l'alternativa migliore è andare a saccheggiare. Infatti, però dobbiamo anche vedere le nostre azioni, così qua vanno bene. Ah no, questo va bene. Ok, innanzitutto, poi possiamo vedere che andiamo abbastanza bene con tutti i lord di relazioni, ma dobbiamo comunque migliorare. Perché noi dobbiamo essere abbastanza conosciuti. E quindi innanzitutto ho idea di andare a Safet, potrebbe andare, e vendere innanzitutto qualcosa e vedere se c'è qualcuno a cui possiamo dare una mano. Perché in battaglia comunque possiamo dare sempre una mano a qualcuno. Quindi muoviamoci con la nostra mucca che ci segue. Intanto dov'è Sean? No, lui se n'è andato. Ok, volontari non ci sono. Non c'è qualcosa da vendere. No, stavo facendo una cazzata. Ok, no, non abbiamo nulla da vendere. Sono queste cose qui un po' inutili. E ok, sì, andiamo bene. Eh sì. Andiamo magari solo al castello. Parliamo con qualche lord. Buongiorno. Buongiorno anche lei. No, non ci conoscono oltretutto, eh. Questo qua è di cannato. Qui invece. Non ho capito bene che cosa volesse dire. Noi abbiamo. Aspetta, eh. Ma che cosa ho detto? No, niente. Comunque. Ci sono un po' di erranti che. Comunque, come sta andando la guerra? Chiediamo bene. Va bene. Bene. Comunque, volevo chiedere qualcosa su se potesse dare una mano su qualcosa, perché io volevo fare un po' di conoscenze e mi sa che l'unico modo per fare conoscenza non mi stanno dando assolutamente nessuna queste e magari andare in battaglia. Hai detto che tenevo nel party qualcuno che non andava tanto bene. E stavo chiedendo chi potesse essere. Velgritas. A proposito, ciao Velgritas, come stai? Vedere un attimo intanto il tuo equipaggiamento. Nemmeno un cavallo, Velgritas, te ne rendi conto? Vediamo un po'. Le sue abilità tu quali sono anche? Lui ha tanto carisma. E lui va tanto bene nel commercio. È atletico. Ah. Una persona. È un Velgritas. Quindi muoviamoci, Velgritas.
il mio compagno di avventure, l'inseparabile Velgridas. Quindi, oh, guardate che c'è. Arrenditi, buori. Ok, preparate a morire. Ok, abbiamo 80 truppe contro le loro 7. Praticamente sono dei banditi della zona. Io li ammazzo solo per gusto di ammazzarli, non per quale arcano, qualche arcano motivo. Magari se li stordisco anche posso prenderli come prigionieri, che valgono comunque qualcosa. Quindi prepariamoci alla battaglia. Assolutamente non sarà difficile. Anzi, non è assolutamente difficile. Ecco, non è difficile. Però li stiamo ammazzando tutti. Bello. Questo qua è potente, eh. Non è mica pochi cazzi. Intanto io vado su un altro. Su questi qui a terra, pietati. Che saranno abbastanza facili da ammazzare. Ok. Ok, uno è stato stordito. È andato bene. Il latro. Latro. Intanto quello lì vuole fuggire dalla battaglia. No, non lasceremo fuggire. Lo ammazzeremo fino alla morte. Si dice ammazzare fino alla morte. Però è un nuovo termine che ho coniato. Ma è così resistente che non riuscite a ammazzarlo. Ammazzate il cavallo. Cioè, sta incasinando i nostri uomini. Un stupido cavaliere. Oh, ma non riuscite a ammazzarlo. Oh, ecco. Adesso potrebbe meglio. Anzi, corpo a corpo, terra a terra. Tutti quanti voi ritiratevi. Io contro lui, corpo a corpo. Datene, uomini. Aia! Ok. Oh merda. Mai più! Ok, quindi direi che dobbiamo ricaricare. Ho fatto una cazzata. Oddio, mai più andare il corpo a corpo contro unità troppo potenti. Ma che è sto qua? Un Juggernaut che è così potente? Oh, l'hanno ammazzato. Yeah. Ok. Bene. Che l'abbiamo catturati. Vediamo un po'. Ah, abbiamo anche un cavallo nuovo. Questo qua è più veloce, forse. Molto raramente. Questi qua, sono gamboli. Di sicuro. Oh mio Dio, ma come me le tengo queste gambe? Perché sono gambali migliori. Vabbè, il Gritas facciamo così. E andiamo. Tanto muoviamoci a Mahan. Può essere un buona. Oppure Balla. Non so che cosa può essere meglio come città, però andiamo. Ascalon. Non lo so. Ah, intanto andiamo al nostro Velgritas su un cavallo, Ma io sto diventando. Sono diventato. Come si chiama quello lì? Non mi viene in mente il nome. Fammi vedere il tuo equipaggiamento. Tutto tu, Velgritas, meriti più protezione. Perché tu sei un mio. Come non sai cavalcare? Ma sei un cretino, Velgritas. Qui sembra che sia diventato Rayman. Sono diventato Rayman, molto probabilmente. Oh, uno da combattere. Via. Combattiamo contro lui. Vieni qui, bastardo. Oh, non lo raggiungeremo mai. Troppo veloce. Volevo combattere contro lui. Molto bellicosamente. Perché io voglio ammazzare persone. Qua sono già un bel po'. Quindi lascerò lì dove sono. Andiamo però a Balla. Sembra quasi. Andiamo a ballare. Però no, la città che si chiama Balla.
Quanto tempo ci mettiamo però a passare tutte queste lande desolate di deserto? Comunque andiamo a ballà e bruciamo il villaggio, molto... Oh, mio Dio, che culo. Stanno avvicinando quei bastardi. Se si avvicina qualche esercito grande siamo un po' nella merda. Però non dovrebbe avvicinarsi. Ecco. Bruciamo il villaggio! Che bello. Stiamo razziando villaggi e stiamo contribuendo alla sacra corona. Non so quale corona può essere abbastanza sacra. Mio padre ha pure preso un po' di morale. Oh, questa roba qua valgono un casino. Valgono lo stipendio di più di 100 dei miei uomini. Oh. Oh. Quanta roba. Non so se vale 1000 questo, eh. Non sono mica cazzate. Valgono tante. Oltretutto, stiamo danneggiando il loro impero. Quindi credo che sia delle cose migliori. Aggiungiamo appunto qui. Sì, abbiamo tutto. Sì, mettiamo... No, un po' là ce l'abbiamo. Sì, abbiamo tutto. Oh, mucche! Altre mucche! 12 mucche! Ok, il mio esercito di mucche. Ultimamente le mucche iniziano sempre più a dominare il mio canale, però non è una cosa attualmente molto importante. Beh, non voglio fare discorsi su mucche. Comunque. Muoviamoci ad Acri e vendiamo tutta la roba. E ci guadagneremo tanti soldi. Mi sa che per una settimana basterà ancora. Tipo un saccheggio a settimana toglie il medico di torno. Qualcosa di bruttissimo ho detto. Però non fateci caso. Andiamo ad Acri. Tanto è il nostro esercito di mucche. Ah, qua ci sono dei jihadisti. Scappano da me oltretutto. Oh, serve una mano. Però sono in troppi, no. Col cazzo che gli do una mano. Andiamo un po' a vendere un po' di cose, un po' di beni, un po' di velvet. Sì. Dal cavallo, dal mercante di cavalli. Diamogli un po' di sale. Quello di armature, vendiamogli un po' di... Non so, possiamo venderti questo? Questo. Basta, tieniti anche il resto. Aspetta, eh. Però magari posso prendere il resto in qualcosa. Non lo so, magari in qualche nuovo. In qualche nuova cappa. Questa qua è figa, eh. Ci sono delle cappe che sono veramente fighe. Magari posso prendermi una cappa del genere, però costa un casino, cazzo. Quindi facciamo così, tieni questo e io ti do questo, va bene? Quello di armi invece li possiamo vendere, uno di questo. Ok, bene. Qua sono... Oh mio Dio, diamogli la mano, stanno perdendo, però ce ne sono troppi. Oddio, che devo fare? Non so, ragazzi. Sono un po' spaventato perché... Innanzitutto andiamo a vendere il nostro coso. A Ramsdonbrugger. Dei nostri prigionieri, che di solito sono sempre qui, Ramsdonbrugger. Di solito, eh. E ovviamente vedi che non sarà qui. Però, ovviamente, io che ho sfiga. Ramsdonbrugger, no, non è qui. A quanto pare no, ho avuto sfiga. Ancora. Però... Oddio, no, no, non è qui. E quindi andiamo ad Acri. E andiamo... alla taverna. No, oh, un ubriaco. A dove stai guardando? Una... non sono sicuro. Una sorta di animale. Molto probabilmente.
Ok, ti toglierò la faccia dalla tua faccia. Non ha senso, però. Ti toglierò la faccia dalla tua faccia. Ok, abbiamo una rissa. Mai combattere contro l'Arus, visto che non sei durato a lungo. Oh. Beh, posso dire che l'ha iniziata lui. Però. Ah no, mi hanno dato una spada in regalo, a quanto pare. Non ho capito perché. Tanto qua c'è un bardo, un turcopolo. Non so perché. Tutte queste persone. Però che cazzo di spada mi ha dato? È più potente la mia però. Però la posso dare a Velgritas se voglio. Però prima muoviamoci. E eludiamo questi qua che stanno per essere battuti. Magari posso dare una mano, magari no. Però non lo so, non so che fare perché sono veramente in tanti quelli. Sì, sono veramente in tanti. Oh merda. Oh merda. Sono. Aspetta, aspetta. Sono circondato. Oddio, oddio. Andiamocene velocemente. Più celermente possibile. Stanno scappando da me questi qua. No, adesso stanno seguendo me. Ma questi qua che cosa stanno facendo? Stanno battagliando. Dai, capaci, pugniamo. No, prima andiamo a Safed, un attimo, a vendere tutte le nostre cose, poi dopo torniamo alla battaglia. E quindi. Ok. Vendiamo tutto quanto, quanto abbiamo. Oh no, non ci sono abbastanza soldi, ho già venduto tutto. Già. Vendo troppe cose, troppo spesso, quindi. Oddio no, sono già passato qui. Che merda. Quindi dobbiamo trovare un altro posto in cui vendere tutte le nostre cose. Oh, questi qua stanno scappando da me, eh? Non così facilmente. Ragazzi! Ok, questo qua è uno che tiene prigionieri. E quindi se li liberiamo magari possono essere nostri alleati. Ok, cosa o cosa? Ci stai attaccando? Sì. Sì, lo attacchiamo. Lui ha. Se io ho 29. No, lui ha 29 truppe, io ne ho 79. Quindi credo che magari posso farcela, magari. Con tutta l'umiltà che una persona può avere, posso farcela. Tutti in questa posizione, la cavalleria mi segua per piacere. Ho così poca cavalleria, io mi ricordo di averne molto di più. Non lo so. Comunque, il nemico si sta avvicinando a noi o cosa? Non lo so. Forse cosa? Ma questi qua sono dei coglioni. Guardate, non hanno nemmeno un'armatura. Ma li ammazzo in nulla. E ovviamente vedi che mi ammazzeranno tutti. Ma dai, caricate, uomini. Carichiamo, carichiamo. Molto bellamente. E pugniamo fino alla morte. Fino alla loro morte. Ehi, però. Ah, ancora sti qui! Ok, ora io ti ammazzo, arciere a cavallo. Sono io e te, arciere a cavallo. Vieni qui. Dove credi di scappare, arciere a cavallo? Non andrai molto lontano, arciere a cavallo. Arciere a cavallo, ti sto su. Vicino al culo, eh. Senta, arciere a cavallo. Oh, altri arcieri a cavallo. Oh, quindi vediamo un po' che fare con questi arcieri a cavallo. Aia! Aia! Oltre noi c'è un arciere a cavallo. Yeah. Ok, vediamo di battere questi qui che mi stanno veramente troppo sulle palle. Sì, posso dirlo tranquillamente. Ok. Oddio, cosa devo fare? Sto pensando a una tattica per batterli. Innanzitutto, seguitemi. Ok. Tanto uno sta andando davanti a me. Muori, 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 muori. Vieni qui. Ok,
Ok, tutti state qui, soldati. Merda! Che precisione del cazzo che c'ho. Ok, quindi cavalleria. Carica. Sto pensando. Sapete che loro fanno il solito arco, il circo, il circolo vizioso. Io ho idea di batterli bloccandoli. Magari. Tanto che i miei balestrieri faranno tutto il resto del lavoro. E ok, state là, bravi soldati, bravissimi. Bravo Giovanni, bravo. Yeah! Ora perisci, soldato. Merda. Merda. Ok, ti calpesto col mio cavallo, ti umilio. Morirai morendo. E ti ammazzerò. Ma vuoi morire? Ti ho tirato una slamata in faccia. E anche Batman sopravvive a cose del genere. Ancora. Ok, alla carica ne è rimasto. Se ne sono rimasti due. Uno credo che sia praticamente morto, perché lo vedo in mezzo alla mia formazione. La cavalleria dov'è? Continua a muoversi. Ok, quello lì adesso farà una brutta fine. Oh. Ah, ok, ora combatteremo corpo a corpo, terra a terra. Vieni qui, soldato. Che non sei altro. Soldato che non sei altro, non ha tanto senso come frase. Però, vieni con me. Dai, vieni, non allontanarti. Vieni qui. Dai, vieni. Aia! Ai! Vieni qui. Vieni qui. Avvicinati, soldato, fatti indietro. Una cosa. Una faccenda tra me e lui. Tra me e l'arciere a cavallo. Visto, ti ho detto di stare indietro. Vuole morire. Sto maledettissimo. Soldato, era una faccenda tra me e lui. Stupido soldato. Era una faccenda tra me e lui. E lui si è intromesso. Ok. Qua ci sono tutti dei prigionieri. Prendiamoli, sì. Bene. Prendiamoli così allungheremo le file del nostro esercito. Ok, vediamo un po' che cosa hanno. Interessante. Un cazzo. No, hanno questa lancia qua che è potentissima. È grava. Quindi sì, questo scudo qui. No, non è buono quanto il mio. Quindi credo che può andar bene. Sì. Andiamocene. Oh, sono aumentato il livello. Oh, mettiamo l'intelligenza. Che serve l'intelligenza? Mettiamo tactics. Non so, looting. Magari looting. E aumentiamo armi corpo a corpo. E lance. E basta. Ok. Ora. Qua quanti sono? Diamo una mano. Sì. Carichiamo. Ovviamente io non comanderò tutte le mie unità, credo. No, comanderò tutte le mie unità, sì. Ovviamente non tutto il mio esercito. Questa battaglia qua sarà molto lunga, ve lo posso assicurare. Tutto unità. Andate la posizione. Io ho idea di fare un piccolo reggimento. Ovviamente queste battaglie campali inizieranno con tutte schermaglie tra cavalli, queste stronzate qui. E noi ce ne staremo di sparte. Guardare tutto che cade sotto i nostri magici occhi. Quindi muoviamoci, soldati. Avevo idea di accerchiarli? Perché vedete dalla mappa. Io adesso sto indicando col dito, però ovviamente voi non potete vederlo. E in alto a destra potete vedere la mappa. Le truppe blu sono gli alleati e le altre, quelle tutte colorate, ovviamente non quelle rosse, sono i miei uomini. Quelli lì che state vedendo davanti a me sono i uomini del nemico. Quindi, soldati, venite qui.
anzi, forse è un po' meglio qui. E combattiamo qui, su questa collina. Guardate che impeto che hanno i nostri crociati. Ok, bene. Sì, stanno andando alla strada. Arciere a cavallo, io mi ammazzerò 1-1. Bastardi arcieri. Ecco, perite, arciere a cavallo. Anzitutto, tu vuoi morire? Tu vuoi morire? Sempre sto qua, eh? Stessa skin. Ok. Bene, uomini, venite qui. Ah, intanto i nostri se la stanno cavando contro quelli. Siete qui, soldati? Homines. Qui, veloci. Vi proteggo io. Tengo io, uomini! Scappate! Morite! Ok. Bene. Cioè, stiamo un po' facendo. Un po'. Però, cazzo, ammazzateli, sti qui. Ah! Vogliono crepare? No, questi arcieri qua sono oltre che mi fanno incazzare tutto. Mi fanno incazzare come una bestia. Sono anche immortali. Sono arcieri immortali a cavallo. Ma non abbastanza immortali, forse. No, non abbastanza immortali. No! Maledetto! Aiuto, uomini. Aiuto, uomini. Muori. Merda. Tra l'altro questo era un generale, molto probabilmente. Quindi, pochi cazzi. Muori. Bravo. Ok, quindi dove stanno tutti gli altri? Quello lì ancora lo stanno tentando di ammazzare. Però carichiamo un attimo fanteria. Questi uomini. Facciamo una mini carica. Facciamo una carica spontanea, ecco. Bravo. Ecco. Pestiamolo. Ma non vuole morire. Ecco, bravo. Intanto i miei... Oh no, uomini, tornate qui. Anzi, tutte le unità. Tutte qui. Bene. Oddio, qua c'è la grande mischia. Oddio. Bene, lì c'è il gruppo della mischia, del nemico. Quindi servono i nostri arcieri. Dove sono? Arcieri? Ah, sono questi qui. Ah, bene. Ne abbiamo tanti per questa battaglia. Intanto non scappare, cavallo. Bravo. Maledetto. Gli arcieri, voi arcieri dovete stare qui indietro. Non qui. Ok, intanto facciamo un... Ah! Maledetto! Ok, uomini, seguitemi. Così ammazziamo tutti i loro arcieri. Una a uno. Aia. Uomini, la manina. Bene. Oddio, no. Nuovi nemici. Guardate la posizione, uomini! Posizione! Posizione! Qua, uomini! Oddio! Oh!
Oh, non capisco un cazzo, io sto spammando il tasto di attacco. Il tasto sembra il tutorial dei giochi di strategia. Prendi questa azione. Prendo la lancia allora. Così, visto che non ti avvicini, ti apro il culo. Ok, gli arcieri. Ok, intanto voi seguitemi e attaccate. Attaccate, uomini! Questi arcieri manigoldi. Ok, prima che ci ammazzino però, Ok, questo qua sarà un massacro. Ok, questo attacco qua forse è andato nei migliori dei modi. Questo mini attacco. Aia! Bene. Ok. Vieni qui! Ok. Aia! Vattene. Ok, questi qua li stanno un po' malmenando. I miei uomini, forse è meglio che vengano i miei uomini qui, o almeno quelli che ne sono rimasti, ecco. Perché ho fatto una carica che non è che è andata un granché bene. Volevo attaccare i loro arcieri, però non è che è andato piuttosto che. Quindi muoviamoci. Che ci lanciano troppe frecce. Muori. Morite. Oddio, oddio, oddio. Aiuto. Aiuto, uomini. Anzi no, rimanete dove eravate. Rimanete dove eravate, forse meglio. Perché se arrivano i nemici con i rinforzi è un po' una merda. Ok. Muori. Li sto ammazzando tutti questi qua, uno a uno. Muori. L'ultimo. Sì. Li ho ammazzati tutti, Uno a uno. Abbiamo vinto. Uomini. Sì. Vinta la battaglia, uomini. Ho avuto 17 morti, 5 feriti. I miei alleati hanno avuto 44 morti e 28 feriti. Il nemico ha avuto 109 morti e 30 feriti. Oh, grazie Dio sei arrivato, Sir Larus. È stata una buona mischia. Nessuna felicità è come la felicità di vincere, Sì. Stop! Mi arrendo! Cosa posso fare? Siamo prigionieri adesso? Oppure sei libero di andare. Faccio. Sei il mio prigioniero adesso. Sono a tua mercé. Ok, quindi questi qua sono tutti i nemici che abbiamo catturato. Vediamo quelli che valgono un po' di più. Ah, e questi qua sono tutti i prigionieri che abbiamo preso. Ah, raccontiamo tutti quelli che possiamo. Questi qua sembrano alcuni. No, questi qua sono arabi, non prendiamoli. Questi qua sono tedeschi. I burger. Sono dei burger questi. Questi qua sono turchi invece. Prendiamo tutti questi qui. Bene, sì. Così, va benissimo. Ok, prendiamo tutti questi qui. Ami Al-Qaeda. Beirut. Questo qui. Questo qui. Questo qua di fa. Ecco, abbiamo preso un casino di turchi. Perfetto. Vediamo un po'. No.
Poche cosa abbiamo? Oh, un cavallo arrabbiano. Arabo, arrabbiano. Oddio, mi faccio schifo. Comunque, vediamo questo scudo qui. Sembra un po' migliore di quello che avevo prima. Ok. Ha ottenuto 102 denari, che sono aumentate le nostre reazioni e alcuni soldati possono essere upgradati. Perché alcuni soldati che ho preso dalle altre battaglie possono essere upgradati tranquillamente. Intanto voglio vedere il morale delle mie unità. Oh, ci sono un po' di le mie parti di persone con cultura diversa. E non so che cultura intendono. Forse questo qua lo devo mandare via. Vediamo un po'. Ah, va bene, va bene. Perché dovete sapere che in questa mod, se voi tenete persone con di cultura diversa, non andate tanto bene, tanto d'accordo. E non è un granché. Ora, muoviamoci ad Antiochia, dopo questa gloriosa vittoria. E andiamo magari ai nostri prigionieri, che abbiamo preso abbastanza. Comunque, credo che saranno riconoscenti quelli del regno dei crociati, magari. Così possiamo farci un po' di amici. Dopo questa campagna ho idea di tornare su in Scozia, combattere un po' con la Norvegia, poi dopo tornare in Italia, andare in Italia e combattere per lo Stato della Chiesa. Era una delle cose che avevo in mente, perché lo Stato della Chiesa è il mio grande alleato dopo aver partecipato alle. Io, dopo che ho partecipato a tutte queste battaglie campali, è il mio grande alleato. Quindi, credo che posso magari fare qualcosa. Ah, c'è un torneo. Facciamo prima che vendere tutta la roba. Forse facciamo prima far ciò. Oddio, no, non posso vendere abbastanza. Quindi andiamo al tournament. Al torneo. Al tournament. Quindi andiamo. Oh mio Dio, ma io ho poca vita, non vale. Sono appena uscito dalla battaglia. Quindi. Oddio. No. Vieni qui. Oddio. Vattene. Oddio. Ma è impossibile. Ma. Bello che rimbalzano i miei colpi. Non è che tipo li. Rimane incastrata la mia spada nelle sue viscere. Ecco, visto così si ammazza le persone. Sì. Così perfetto. Che questo qua non mi sembra un granché. Oddio. Okay, bene, 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 bene. Forse devo mettermi alla. No. No. Ok, proviamo di nuovo. Spostiamoci di qui e dobbiamo metterci alla sua destra, però passando da dietro, perché da quel lato non c'è lo scudo. Visto quanti danni li facciamo? Però noi abbiamo poca vita, dobbiamo fare attenzione, un piccolo danno e moriamo. Quindi forse è meglio che ce lo togliamo dalle chiappe. Facciamo qualche manovra evasiva. Sembra più che altro una battaglia tra caccia, però. Ecco, così va bene, così si ragiona. Oddio, 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 adesso spostiamoci. Mettiamoci qui, 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 qui. Vieni qui. Sì! Stiamo vincendo il torneo, eh? Sì, andiamo così. Ok, questo qua. Mi mette un po' paura perché c'è un cavallo blu e i cavalli blu non sono tanto amichevoli. No, assolutamente no. Ok, andiamo contro il re degli stati crociati. Mancato. Ti ha fatto male questo? Ti ha fatto male? Ti ha fatto male? Questo ti farà ancora più male. Andiamo alle sue spalle. Così.
così, così, così. Ok. Ora prendiamo la nostra lancia e la faremo fuori in una maniera allucinante. Vieni qui. Ah! Ok. Ci ritenteremo. Ci ritenteremo. Ci riproveremo. Io e... Bene. Benissimo. Siamo andati alla stregrande. Dai. E Vegritas, ancora tu. Vegritas, vattene. Tu non puoi partecipare ai tornei. Quante volte te l'avrò detto, Vegritas? Tu non puoi partecipare ai tornei. Che povero Vegritas. Ti ho detto di non partecipare a questi tornei. Invece non tu vuoi. Aia, Vegritas. Oh, bravo. Ok, fate a casa, Vegritas. Bravo, Vegritas. E ne è rimasto uno. Merda. Mi metto paura quando si avvicinano così celermente verso di me. Aia. 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 Merda. Ok. Muoviamoci subito. Oddio, oddio, oddio. Ok, scendo, c'è un build, va bene. Chi ha vinto il torneo? Leon 3 de... No, John de Jonville ha vinto. Andiamo alla festa del castello, va. Così possiamo conoscere un po' di donne. Ciao Lady Sabina. Rapimento delle Sabine. Non... Bene. Le figlie di Thomas Brand, Gran Martire nell'Ordine dei Templari. Sono figlia di Sibilla d'Armenia. Ora, se mi scusi. Ah no, non ci abbiamo provato con lei, però non è andata tanto bene. Invece con Dama Elvis de Montfort. Ah, te lo dirò, non sembri tanto familiare. Il mio nome è Sir Larus. Sir Larus, non ti ho mai sentito prima, puttana. No, allora lasciamo questa qui. Ok. Sono la sorella di Leone III d'Armenia. Comunque, no. Ci sto parlando con tutte queste ragazze, non va bene. No, non ci riesco. Cioè, ci sto provando e loro mi dicono scusa, ora me ne devo andare. Fanculo. Non me la cavo tanto con le donne. Comunque, parliamo con Leone III d'Armenia. Così conosciamo un po' di persone. Ok. Vediamo un po'. Parlo a caso. Vediamo un po'. Io gli continuo a parlare vedendo se può succedere. Ok. Vediamo un po'. Chiediamoli. Chiediamoli se possiamo fare un'alleanza con la sua casata. Dice che si fanno alleanze sposandosi. E c'è mia sorella, minchia. Prima ho chiesto, posso metterti con tua sorella? No. Adesso glielo chiedo. Sì. Dice che devo farmi un nome nel mondo. Però, oh. Non va bene. Voglio fare alleanze.
Però nessuno mi conosce ancora tanto. Parliamo intanto. Parliamo un po' così. E diamo un po'. Alleanze. No, non possono andare. Tanto parliamo con Gran Martine. Nessuno mi conosce. Vediamo un po'. Dice, mio signore, vorrei entrare nel tuo ordine. Ah, no, 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 no. Entrò nel suo ordine come soldato. No, non va bene per me. Vediamo un po'. Sto discutendo abbastanza. Ah, capito. Dice, dicono tutti che mi devo fare un nome nel mondo. Però nessuno mi conosce, oltretutto. Che merda, proprio nessuno mi conosce. Tristes. Quindi, andiamoci al torneo, va. Proviamo a visitare qualcuno. Qualche signora, no? No, non va bene. Quindi andiamo alla taverna. Vediamo un po'. Se almeno qui c'è qualcuno che ci vuole. Arlott. No. Lascialo stare, Arlott. Comunque, credo che per questa puntata sia tutto. Votate e commentate. Ci sentiamo alla prossima, gente. Da Laros è tutto. Ciao!